Grazie a tutti, buongiorno. Raffaella Croce, Ampal Servizi, buongiorno onorevole Bobba. Io ho seguito la sperimentazione del duale fin dall'avvio e quindi anch'io porto i segni ancora delle riunioni col senatore Bobba. Allora, certo, come ha detto, è un intervento rapidissimo, va da integrazione di quello che ha detto il dottor Tagliatesta. La sperimentazione, se non ragioniamo in termini di numeri, non possiamo dire che è stato un successo. Tranquilli. Però, secondo me, invece, è stato un successo perché si è messo in fila tutti i pezzi che non funzionano e quindi adesso è evidente, cioè nel momento in cui si è firmato l'accordo Stato-Regioni, ci sono regioni che hanno firmato eppure non avevano assolutamente niente. I centri di formazione professionale non facevano l'AIFP. Un'altra cosa molto importante, e di conseguenza non si potevano portare quei numeri che si pensava che potessero essere fatti. Ci sono state regioni, tipo la Campania, io cito sempre come questo esempio, che si è messa, aveva la volontà di agire, di conseguenza ha richiesto l'assistenza di ANPAL Servizi, ha richiesto l'assistenza del Ministero, ha chiesto la collaborazione dei centri di formazione professionale e ha messo in piedi l'AIFP che prima veniva fatta esclusivamente nelle scuole. Adesso abbiamo, a distanza di 3 anni da quando è partita la sperimentazione, abbiamo 58 corsi di IFP e adesso si stanno sperimentando anche l'apprendistato. Qui stiamo parlando della Campania, non è che stiamo parlando della Lombardia. Anche parlando delle regioni dove tutto era molto sviluppato, quindi era abbastanza, insomma, giocavate abbastanza facile, non era, però sono state svolte delle attività che sono fondamentali per tutto il resto d'Italia. Cioè, con la Regione Veneto abbiamo fatto insieme a Confartigianato il repertorio dei compiti operativi in azienda in apprendistato. Quindi, quale doveva essere il compito dell'azienda profilo per profilo, qual era il compito formativo? Perché se no un'azienda dice sempre: ma io che cosa posso insegnare? Soprattutto perché non è che stiamo parlando della Fiat, stiamo parlando di artigiani. Quindi l'azienda dice: come posso io formare un ragazzo? Cioè, mi diventa anche magari un peso. Quindi bisogna superare tutta una serie di ritrosie che ci sono anche da parte delle aziende. Oltre ad esserci una serie di ritrosie, c'erano effettivamente anche dei vuoti normativi, dei vuoti, cioè il passaggio dell'apprendistato dal terzo anno al quarto anno, bisogna licenziare il ragazzo e riprenderlo poi nel quarto anno. Quindi, appunto, il parrucchiere, il meccanico che si trova a dire: ho già assunto un ragazzo, adesso lo devo licenziare perché sennò mi diventa un percorso, un contratto a tempo indeterminato e poi lo devo riassumere, è troppo confusione, non ci vuole stare. Quindi andando a integrazione di quello che ha detto Tagliatesta, la cosa importante, prima è stato il Ministero, la parte politica, con grande competenza ha messo tutti intorno a un tavolo e ha fatto una sperimentazione fondamentale, per questo che dico numeri bassi, però fondamentale quello che è stato messo in campo. Adesso è la parte tecnica del Ministero che invece ci sta mettendo le mani, sta riattivando questo organismo tecnico. Noi siamo anche in assistenza tecnica in questo momento al Ministero perché c'è stato anche un momento un po' di confusione. Nel frattempo c'è stata la costituzione di ANPAL, il Ministero, la parte del Ministero è andata in ANPAL, quindi le file erano state tenute più che altro dalla parte politica. Adesso la parte tecnica ci sta mettendo la testa, la sta mettendo con grande competenza, ha riattivato questo istituto tecnico e questo organismo tecnico, scusate, che da un punto di vista, ovviamente chi partecipa all'organismo devono essere i soggetti previsti da decreto, ma la cosa importante è che verranno fatti dei sottotavoli dove verranno chiamati gli enti nazionali, i centri di formazione che hanno qualcosa ovviamente su quello specifico argomento e in questi sottotavoli poi verranno portate le soluzioni all'organismo tecnico, non verranno fatte cose soltanto a quel livello. Quindi questa secondo me è una cosa molto importante. Molto importante se si riuscirà a mettere
mettere i soldi, 100 milioni di euro che ha detto appunto il Ministero sulla parte dei percorsi, per quanto mi riguarda, allora io penso che quella debba essere, quella del senatore Bobba è la sperimentazione zero del duale, cioè non la sperimentazione, perché poi si dice sempre adesso però è finito il momento della sperimentazione, no, secondo me, cioè come c'è il mandato di Di Maio, il mandato zero, noi abbiamo la sperimentazione zero, penso che lo possiamo fare, adesso abbiamo la sperimentazione 1. La sperimentazione 1 è quello che abbiamo capito, allora i centri di formazione a qualsiasi livello, in qualsiasi regione, sono stati all'altezza di dialogare con le aziende, infatti abbiamo tanti percorsi di alternanza rafforzata, pochi apprendistati soprattutto in certe regioni, ma tanti percorsi di alternanza rafforzata che erano le 400 ore nell'anno formativo, che sono un sacco di ore, quindi non è proprio una passeggiata di salute. Quindi adesso la cosa molto importante è che si deve investire, perché si ragiona sempre il tutor formativo e il tutor aziendale, non è così. Il centro di formazione fa un'attività massacrante in azienda, in tutto il percorso, in tutto l'accompagnamento, e questo è una parte che si può chiamare un coordinamento didattico, no, forse non è neanche questo il termine, però appunto è proprio un affiancamento che viene fatto anche al tutor didattico. Secondo me questa è una parte che in questa sperimentazione 1 si deve prevedere e riconoscere agli enti di formazione. Quindi a parer mio la prosecuzione dell'attività soprattutto come agenzia tecnica dell'agenzia, come ANPAL Servizi rispetto a ANPAL e il tutto come assistenza verso il Ministero deve proseguire proprio ragionando e rafforzando gli enti di formazione per arrivare al compito ultimo che era quello del raggiungimento degli obiettivi della sperimentazione. Non rubo altro tempo perché eravamo già fuori, grazie dell'attenzione.